Salve, oggi parleremo dei nomi dei giorni della settimana. In sardo, sas numenes de saldie de sa ghida. In sardo diciamo lunisi per lunedì, che deriva dal latino lune dies, giorno della luna, martisi, martedì, che deriva dal latino martis, giorno del dio Marte, dedicato appunto al dio Marte. Mercurisi, dal latino mercuris, dedicato al dio Mercurio della mitologia greca e latina. Giovedì, gioja, dal latino iovis dies, giorno del dio Giove. Venerdì, diciamo kenavura, dal latino cena pura, giorno di magro, cioè giorno dove non si mangiava carne. Sabbatu, dal latino sabbatum, giorno dedicato al riposo. Dominica, dal latino domenica, giorno dedicato al Signore, quindi alla preghiera. Un conto però è come si scrive il sardo, un'altra cosa come si legge. Scriveremo quindi lunis martis mercuris Gioja, Kenavura, Sabbatu e Domenica. Ma aggiungendo, quando parliamo, dobbiamo aggiungere alle parole che terminano per consonante, quindi lunisi, martisi, mercurisi, le altre terminano per vocale, dobbiamo aggiungere la cosiddetta paragogica, cioè una vocale uguale a quella che precede la consonante. Quindi nel parlato diremo lunisi, aggiungendo la i, uguale a quella precedente, martisi, aggiungendo la i, mercurisi, aggiungendo un'altra i. Mentre per gioia, diremo gioja, perché la j in sardo assume il suono di j. Quindi leggeremo Gio, già. Ok? Quindi in sardo quella J assume il suono di G, della G francese. Vediamo alcuni proverbi, modo di dire, che lo voglio ricordare nella saggezza dei nostri antenati si rifacevano a quello che era l'uso quotidiano e da lì derivavano alcuni proverbi, alcuni modi di dire. Quindi ne lunis ne martis notigoiuese cadispartisi, non sposarti né di lunedì né di martedì perché finirai col separarti. E questo cosa voleva dire? Voleva dire che nei giorni della settimana, che questi giorni della settimana erano dedicati al lavoro, alla fatica dei campi, piuttosto che al resto. E quindi uno dei concetti era quello di non sprecarli, ma di fare quelle cose che non erano lavoro nei giorni dedicati nei giorni della domenica o nei giorni di festa, sal dies nodidas, come si dice in sardo. Un altro,
sempre in mezzo che su Mercuris, chissà quante volte l'avrete sentito dire dai vostri nonni, sei sempre in mezzo che su Mercuris, sei sempre in mezzo ai piedi come il mercoledì, che sta appunto in mezzo agli altri giorni della settimana. Un altro ancora, progioja e l'aldagiolu, chieno a dinari, si ende sulla violu. Per giovedì grasso, chi non ha soldi, si vende il paiolo. Cosa significa? L'unico momento in cui i contadini di allora avevano un momento di svago durante l'anno, un momento di distanziamento da quello che era il lavoro dei campi, era il carnevale, dove ogni cosa aveva o poteva essere fatta. E quindi i poveri, quelli che non avevano soldi per dedicarsi e fare ancora più bella questa festa, pur di farla, erano disponibili anche a vendersi le cose più preziose, come per appunto il paiuolo, cioè il posto dove, l'attrezzo dove si cucinava. Amore, un altro amore vostro in Chenavura, pago durada. L'amore nato di venerdì dura poco. Anche qui, per abituare la gente a dedicare i giorni infrasettimanali, come era appunto il venerdì, non alle cose più leggere come l'amore, eccetera, ma al problema che poi era il motivo del sostentamento, che era appunto il lavoro. Sempre in questo senso, un altro proverbio: chi ride di Chenaura piange sa domenica. Chi ride di venerdì poi piangerà la domenica, in quanto se non ha lavorato non ha procurato quel che gli serve per campare, quindi per non onorare il giorno della festa. Si conclude questo primo appuntamento, nel prossimo parleremo del nome dei mesi.